Il ricordo di Silvio Berlusconi continua a dividere. Tra gli ultimi avvenimenti che hanno sollevato polemiche, la proclamazione del lutto nazionale funerale di Stato del 14 giugno scorso e la volontà del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha condiviso con la giunta regionale la proposta di intitolare al già presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Anche in Abruzzo, a Pescara, la proposta approvata ieri con un voto lampo in Consiglio Comunale di intitolare una strada Berlusconi non è stata accolta da tutti molto bene. Sì, un atto improvvisato che la maggioranza ha deciso di approvarsi da sola praticamente con questo vero e proprio blitz, anticipando di fatto di un'ora lo svolgimento del Consiglio rispetto alle consuetudini ormai pluriennali, e un atto rispetto al quale quindi noi conserviamo la stessa posizione che abbiamo espresso nel momento in cui il Consiglio aveva già osservato un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Silvio Berlusconi, perché per quanto riteniamo che comunque debba esserci sempre un rispetto davanti al lutto, quindi rispetto anche del cordoglio per i familiari, la morte non può certo cancellare con un colpo di spugna tutto l'operato di chi come Silvio Berlusconi, a nostro avviso, abbia comunque rappresentato quanto di male ci sia stato nella politica degli ultimi 30 anni. La decisione è già stata presa in Consiglio Comunale, ma si realizzerà nel breve tempo? Questo è l'altro aspetto che qualifica la cosa come un vero e proprio specchietto per le allodole, perché in realtà la normativa nazionale non consente di intitolare strade cittadine a personaggi che siano deceduti da meno di 10 anni, salvo particolari deroghe che dovrebbero comunque arrivare da parte del prefetto. Tra le possibilità c'è quella di intitolare a Berlusconi il tratto della riviera che va dalla nave di Cascella alle Naiadi. L'idea nasce perché ritenevamo opportuno, quantomeno sicuramente tutti quanti noi del gruppo di Forza Italia, ma anche tutta la maggioranza, ritenevamo opportuno che anche Pescara potesse in qualche modo ricordare Silvio Berlusconi, che è una figura che ha inciso negli ultimi 30 anni in maniera importante nella vita politica e non solo dell'Italia. E al di là dell'aspetto politico, Croce ricorda l'imprenditore, l'uomo che ha cambiato il modo di fare televisione e pubblicità e i successi che ha avuto nel mondo dello sport.